Benvenuti alla puntata numero 212 di You Leader. Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 212 di You Leader. Grazie a tutti per essere qui in questo lunedì 15 novembre 2021. Ci avviciniamo rapidamente al giorno del ringraziamento targato You Leader, è ancora più importante, ci avviciniamo alla festa più bella dell'anno, al Natale, che celebreremo noi di You Leader in una maniera molto molto particolare. Buongiorno, benvenuti, grazie a tutti, buon caffè. Vi prego di impugnare, se ce l'avete, la tazzina e di brindare, per così dire, insieme a tutti coloro che sono davanti al display per iniziare questa giornata con questa meravigliosa community. Il dito più rapido di oggi è quello di Paola Pucci da Roma. Buongiorno Paola, seguita a strettissima distanza da Giulia Filotto, live da Arzignano. Buongiorno a Stefania Caffiero da Guidonia. Sara, buongiorno da Venezia. Natasha, good morning da Torino. La nostra Paola era da Roma. Fulvio, buongiorno da Latina. Anna Soave, buongiorno. Maria, da Cinisello Balsamo, con i cuoricini arancioni che devono cominciare a essere predominanti in questo periodo, perché ci avviciniamo al 25 novembre 2021. Desideria, buongiorno a te da una Roma piovosa. Ecco Paola che tagga Yolanda. Anche voi taggate le persone del vostro cerchio, taggatele, a che questa puntata di You Leader, in cui si parla di unione, possa magari servire per rilanciare il loro desiderio di farcela. Buongiorno Jessica, buongiorno Tiziana. Giulia, good morning da Porcia. Giulia, Francesca taggata dalla nostra Paola. Daniela, buongiorno da Porto Torres. Valentina, buongiorno a te. Alessia Napolitano Tempesta, buongiorno. Buongiorno amici di Rite. Nonna Tecno da Roveredo in Piano, ciao Monica. Stefania, buongiorno da Gelsdorf. Lidia, bonjour. Luana da Capalbio, buongiorno, con un caffè insieme. Carmela, buongiorno, live da Taranto con il cuoricino.
Mary, buongiorno a te. Giulia Savone, live da Valmontone. Elisabetta, buongiorno da Catania. I cuoricini abbondanti di Anna Soave, rigorosamente arancioni. Buongiorno Alfredo da Taranto, più tardi ci sentiamo. Paola con i cuoricini. Federica Caforio, live da Crispiano. Buongiorno a Mary dalla Spagna. All'altra Mary da Cornedo. Danila, buongiorno a tutti. Maira, buongiorno live da Castellana Grotte con i tanti cuoricini colorati, ce n'è uno nero. Sara, buongiorno. No, Sara l'abbiamo salutata, sta taggando le sue persone. Marzia, good morning. Giorgia, bonjour da Cairo Montenotte. Ciao Barbara da Rivalta di Torino. Monica, buongiorno a te. Vanessa, good morning da Catania. Sonia, live da Verona e non da Gazzo Veronese. Diciamo come stanno le cose. Vanda, ciao da Latiano. Raffa, piovosa da casa, da Castelfranco Emilia. Claudia, ma buongiorno e buon inizio settimana stellato da parte di Claudia. Susanna, buongiorno a te. Rebecca da Merano, buongiorno Rebecca. Anna Maria da Piovene Rocchette. Ilaria Calabrese, la voce di YouLeader, live da Taranto. Susanna da Forlì. Lauretta, buongiorno a te. Buongiorno Anita, buenos dias da Conversano. Ah, ecco, cominciamo a impostarci con la parata spagnola, visto quello che ci spetterà nel mese di aprile. Barbara, buongiorno da Palestrina. Angelica da Treviso. Maria, ciao da Catania. Terry, good morning a te. Mary Rossi, buongiorno dalla Puglia. Da dove esattamente, Mary? Specificacelo, diccelo, diccelo. Ramona, buongiorno a te. Antonietta da Fiume Freddo Bruzio con il sorriso. Alessandra La Forgia live dagli Stati Uniti. No, no, non ancora. È ancora a Bisceglie, la nostra Alessandra La Forgia, l'autrice del libro che trovate su Amazon, Libera con il network marketing. Vi ricordo che l'acquisto di questo libro fino al 25 novembre vi darà la possibilità di contribuire alla nostra causa YouLeader for Kenya. Dal 25 novembre in poi andrà ad arricchire le potentissime finanze di Alessandra La Forgia. Scherzi a parte, entro il 25 novembre è in vendita questo libro, non fatevelo scappare, non lo trovereste forse più, e in più avremo la possibilità di girare gli introiti ai nostri amici del villaggio Ngandu in Kenya. Ecco qui in sottofondo, scusate, in sovraimpressione il link dove acquistare il libro, che per maggior completezza metterò adesso tra i commenti. Quindi nei commenti trovate questo link per atterrare immediatamente su Amazon e acquistare veramente con pochi spicci un libro che vale veramente tanto, 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 tanto. Ciao, buongiorno, ribuongiorno a Claudio, ancora a Fulvio, eccola Yolanda da Civitavecchia. Chiara, buongiorno a te. Raffaella, buongiorno da Fanna. Carlo, good morning. Stefania da Mondolfo. Paola da Bordighera, un saluto a tuo marito. Alba, buongiorno da Ravenna. Carlo, Ari, buongiorno. Danila, che tagga le sue persone. Ciao Marica, ciao Isabella. Simona da Cremona, Alessia da Roma, accidenti. Da Terlizzi, Mary ci scrive e contribuisce, interagisce da Terlizzi. Simona Ravagnani, live da Villanova dal Benga Liguria di Ponente. Villaniva avrei dovuto dire, hai detto Villanova, ho detto. Buongiorno da Bari, Isa, Maria, ma quante Marie appaiono la mattina? Da Reggio Emilia, buongiorno Paoletta da La Spezia e Ilaria, buongiorno a te. Possiamo dare inizio a questa puntata numero 212, sarà molto introspettiva, molto interessante. Condividetela sin da adesso con il pulsantino condividi che c'è qui sotto. Iniziamo questa puntata tra pochi, pochissimi istanti. Allora, iniziamo. Vedo tra i commenti il saluto di un'ottima Claudia Lobina da Cagliari, i tag di Alessia Rezzi,
è il buongiorno da Mesagne della nostra strepitosa Patrizia Summa. Benvenuti alla puntata numero 212 che inizieremo, ma non prima di aver ricordato che fra 10 giorni esatti, il 25 novembre 2021, ci sarà You Leader Thanksgiving, un fantastico, emozionante natalizio show in diretta la sera alle 21, durante il quale metteremo in scena una delle tradizioni più belle del mondo USA, il giorno del ringraziamento. Che cosa accadrà quella sera? Accadrà che potrete seguire sullo schermo una serie di emozioni che si succederanno, sarà tutto a sfondo natalizio, ci saranno networkers che canteranno brani di Natale, ci saranno networkers che ringrazieranno le persone della propria vita, non necessariamente altri networker, magari anche i propri familiari, ma soprattutto, così come già suggerito qualche giorno fa, ci saranno le vostre cene, perché per il 25 novembre abbiamo pensato di invitarvi a organizzare una bella cena di famiglia, magari in abiti eleganti o almeno con una miss che sia che rispetti l'importanza del tema, con delle tavole imbandite con una predominanza, se possibile, del colore arancione, perché in queste cene casalinghe avrete la possibilità di fare ciò che si fa negli Stati Uniti, sedersi attorno ad una tavola per l'appunto imbandita e dire il proprio grazie, ognuno al proprio componente o ai componenti della famiglia. Immaginate l'emozione che si prova a fare una cosa che non si fa mai, de visu, a pochi centimetri di distanza, guardarsi negli occhi e dirsi grazie, grazie perché, grazie per qualcosa. Quindi questo è quello che potrà accadere nelle vostre case quella sera. In alcune di queste case entreremo con le telecamere per vedere in diretta questo momento. Ci saranno dei monologhi sulla gratitudine anche, quindi dei momenti artistici abbastanza intensi che vi regaleranno degli spunti per tutto l'anno. E voglio aggiungere un dettaglio in più. Hai voglia di essere tra i protagonisti di quella puntata? Hai voglia di essere colei o colui che appare in video, magari con un video registrato, per dire grazie a qualcuno? C'è la possibilità per tutti di sfruttare questo grande mezzo che sarà questa live del 25 novembre per dire grazie, per esternare a parole vostre il vostro sentimento di grazie, per aiutarvi a rientrare tra i protagonisti di questo appuntamento che si preannuncia, io ve lo dico, molto ma molto emozionante. Per essere tra i protagonisti ho preparato un link che vi farà entrare in un gruppo riservato solo a coloro che appariranno in video, che vorranno apparire in video con un loro ringraziamento. Ho appena messo nei commenti questo link, lo metto anche in sovraimpressione, fotografatelo, memorizzatelo, digitatelo, fate ciò che volete. Tutti coloro che cliccheranno lì dentro potranno essere a buon diritto protagonisti di questo evento del 25 novembre. Troveremo, vi darò ulteriori indicazioni e avrete sicuramente il brivido emozionale potente di rientrare fra coloro che daranno vita a questo show, a questo spettacolo ad alta emozione. Vi ho dato il link, lo trovate nei commenti, lo metterò anche all'interno del nostro gruppo ufficiale di Telegram. Stiamo organizzando con Giulia i dettagli, sì, perché potete riunirvi in famiglia o tra amici. E ciò che ho dimenticato di dire è che la comitiva, la tavola imbandita, i commensali, il gruppo più suggestivo, che più trasmetterà il senso dell'iniziativa, sarà premiato. E a valutarvi ci sarà una persona che di tradizioni americane se ne intende, quindi sarete osservati da chi veramente il giorno del ringraziamento lo porta nell'anima. Che
bello, sì, io, dice Paola, sì. Ecco, potete cliccare su questo link che ho messo anche nei commenti per entrare nel gruppo per poi ricevere le indicazioni, ma ne parleremo spesso. Dunque, la puntata di oggi, la 212, si intitola Fidati sempre. Fidati sempre. Oggi voglio portarvi a riflettere quanto importante sia trovare, avere una spalla in questo straordinario viaggio chiamato network marketing. Fidati sempre. Io vorrei che il concetto del fidati sempre fosse fissato e memorizzato, perché ci saranno dei momenti nella vita in cui ti verrà voglia di non fidarti più di nessuno. Ci saranno momenti in cui ti sentirai assolutamente abbandonata, derelitta, solitaria e allontanata e magari esclusa, ma tu fidati sempre. Iniziamo con una domanda. Oggi, prova a chiedertelo, oggi che cosa accadrà? Come si svolgeranno queste ore, queste poche ore di luce che ci separano dal momento in cui poi torneremo a morire? Perché quando si va a dormire è come se si morisse, quando ci si risveglia è come se si nascesse a nuova vita. Che cosa accadrà oggi? Lo sappiamo che c'è sempre, ogni giorno, una delusione da smaltire. È vero? La pensate anche voi così? Ogni giorno c'è una delusione da smaltire. Pensate alla nostra attività. Ogni giorno c'è una delusione da smaltire. E poi pensateci, ogni giorno c'è sempre un imprevisto che ti spegne. Vi è mai accaduto che proprio nel giorno in cui siete euforiche, contente, soddisfatte di ciò che avete fatto, ottenuto o visto, nel momento del massimo della felicità c'è sempre un imprevisto che gioca a farti lo sgambetto e che ti spegne. Vi accade questo? C'è sempre un imprevisto che ti spegne, così come c'è sempre qualche energia che non ti vuole serena. Declino sempre al femminile per questioni di per questioni statistiche. Ci hai mai pensato? C'è sempre qualche energia nell'arco della nostra giornata che non ci vuole sereni. Sembra che il destino lo faccia apposta, no? Vi è mai accaduto di sentire di essere perseguitati da qualcosa che non gira come dovrebbe? Buongiorno Nicoletta, oggi inizio un nuovo atteggiamento, ricomincio da You Leader. Simona, anche io e Paola De Vincenti, sarà bellissimo, tanto ringraziare, farlo sarà, insieme sarà emozionante. Buongiorno, verissimo, buongiorno, buongiorno Emanuelita. Sì, è vero, dice Manda, se non tutti i giorni, quasi tutti i giorni, dice Simona. Sì, c'è sempre qualcuno o qualcosa che ti fa tornare con i piedi per terra. Quindi c'è sempre, ragazzi, una delusione da smaltire, soprattutto se ci addentriamo in questo labirinto chiamato network marketing. Chissà come mai, essendo un lavoro fatto di relazioni, fatto di empatia, c'è sempre una delusione da smaltire, c'è sempre un imprevisto che ti spegne, c'è sempre qualche energia attorno a te che non ti vuole serena. Ma sapete che c'è? Ma sti cazzi, ma sti cazzi, che non è il passato del verbo masticare, come direbbe Totti, ma sti cazzi, se c'è una delusione da smaltire, se c'è un imprevisto che ti mette i bastoni fra le ruote, se c'è qualcuno che non ti vuole serena, ma sti cazzi. Perché ne sono convinto, l'ho provato sulla mia giovane pelle, c'è sempre un porto in cui rifugiarsi. Ecco perché il titolo della puntata oggi, Fidati sempre. Direte voi, ma che cazzo c'entra questa argomentazione con il network marketing, con i punti, con i clienti, con i distributori? C'entra. Perché l'80%, a differenza di quel 20% che è tecnica, l'80% che contribuirà a farti diventare una persona di successo, si basa sull'atteggiamento, e l'atteggiamento è strettamente collegato a come ti fanno stare gli altri.
Ma tu, se hai una delusione, un imprevisto o un qualcuno che ti assorbe energia, tu pensa, ma sti cazzi, tanto c'è sempre un porto in cui rifugiarsi. Scegli sempre un abbraccio in cui correre quando le cose non girano. Ovviamente in questo senso, quando intendo abbraccio in cui correre, intendo trova un'anima speculare, trova qualcuno che sia più di te dal punto di vista della solidità mentale, scegli sempre una socia con cui condividere questo viaggio. Io e Alessia facciamo questa attività di network marketing da oltre 4 anni e mezzo, siamo una squadra e se non fosse stato così non saremmo dove siamo. Se non avessimo trovato l'equilibrio, se non avessimo trovato la reciproca attitudine a risollevare l'uno l'altra o viceversa nei momenti difficili, non saremmo dove siamo. Ci siamo scelti in quel famoso 24 maggio del 2005, ma ci siamo riscelti quando abbiamo iniziato a fare questa attività di network marketing, perché non è scontato. Ma sapete quante coppie esistono che fanno network ma vivono e viaggiano su due binari separati? Ecco, all'interno di una coppia che decide di essere una squadra, questo è facile. Ma se sei una singola che affronta questo viaggio e non ha nessuno accanto e persino non trova magari un riscontro oppure un'accettazione attorno, ricordati che c'è sempre bisogno di qualcuno con cui condividere questo viaggio, qualcuno che ti aiuti a ritirarti su, non qualcuno con cui sprofondare ancora più giù, perché se hai una minchiolanza hai bisogno di qualcuno che ti sminchioli, non che ti riminchioli. E questo, che ci crediate o no, è una specie di cancro del nostro mondo. Le persone in difficoltà che si appoggiano a persone ancora più in difficoltà. Come se fosse figo sentirsi down e vomitare e cercare consenso in una persona altrettanto down. Questo è quello che fa il 98% delle persone, stringe e cerca soluzioni emotive, di mindset e tecniche appoggiandosi a persone che non sono centrate, che hanno magari il medesimo problema. Fa bene solidarizzare, perché l'amicizia non è soltanto network, per carità, ma siccome siamo qui in questa rubrica che si chiama You Leader e abbiamo l'ambizione di costruire il nostro impero, beh, forse è il caso di ragionare che puoi avere un socio o una socia per la vita, per ciò che concerne le umane faccende, ma per ciò che concerne il tuo business scegli sempre una socia con cui condividere questo viaggio. Perché? E poi vado a leggere i commenti. Il premio nel network marketing si raddoppia se trovi una socia, perché invece di festeggiare soltanto il tuo traguardo, ne festeggerai due, quello della tua socia e il tuo. È ovvio che sto semplificando il concetto per socia, non intendo la singola persona con cui dovete fare un contratto di società per stare insieme, intendo l'empatia, lo scegliere il gruppo di persone con cui desiderare il successo altrui. E il premio nel network si raddoppia se trovi una socia. Il premio nel network marketing si raddoppia se impari a fidarti delle persone nonostante tutto, nonostante ciò che sono le persone, nonostante ciò che mostrano le persone. Vale sempre la pena provare a fidarsi, perché il premio nel network si raddoppia se tu ti appoggi e trovi una socia. Vi chiedo, oltre a commentare così come state facendo, di scrivere nei commenti, se lo volete, chi sono le vostre persone?
chi è la socia che hai scelto? Chi è la persona che ritieni meritevole di starti accanto e che ritieni meritevole di essere da te aiutata? È dura, perché bisogna anche fare delle esclusioni, ma si comprende, stiamo parlando di stato d'animo sereno per un business, e il giorno in cui sarai libera potrai essere amica di tutti. Anzi, guarda, magicamente ti dico una cosa, diventi amico di tutti e tutti quanti sono amici tuoi. Scrivi nei commenti chi è la persona che hai accanto e che hai scelto. Assolutamente vero. Danila dice: lascia stare Mario, se devo parlare delle cose che non vanno scriverei un libro. Intanto ringrazio me stessa per la forza che ci metto a lasciar correre. Mayra: sì Mario, accade, ma ho imparato che le cose che ci spezzano le gambe arrivano quando pensiamo che la delusione sia dietro l'angolo. Ogni volta che siamo felici lo attiriamo noi, una sorta di autosabotaggio. Questo è assolutamente reale, è vero. Ecco perché c'è bisogno anche di qualcuno accanto che ci risvegli o che ci sostenga. Io ce l'ho, i cuori di Anna. Roberta La Rosa tagga la sua Antonietta Martello. Carmela: avevo bisogno di questa puntata, grazie, dice Carmela. Susanna: siamo in pochi amici e ci sosteniamo a vicenda. Natascia: verissimo, questa frase l'ho letta nel libro Se vuoi puoi, di condividere questo viaggio con un'amica, con il partner. Alessia: diciamo che ci siamo conosciuti per davvero facendo questo business. Io ho la mia Anna, dice Danila, si riferisce ad Anna Soave sicuramente. Buongiorno Cristina da Cisternino. Mayra: io ce l'ho il mio porto sicuro. Roberta: sei tu per me Antonietta Martello. Un attimo, rispondo al messaggio della concessionaria. Molto bene. Katia: buongiorno. Natascia: minchio Lanza, ultimamente troppo presente da sconfiggere. Circondarsi di persone positive. Stefania da Livorno. Ma Monica dice: grazie a questa opportunità mi ha aperto gli occhi da tutti i punti di vista, soprattutto trovare un'altra metà che mi sostiene in tutto e mi dà coraggio. Ciao Agata. Ilaria: Alfredo Piliego alla mia spalla, il mio complice perfetto, ci compensiamo ed ogni giorno ci rafforziamo. Cristina: ecco perché è importante relazionarsi con tutti. Carmela tagga Federica Caforio, la sua persona. Jessica: tutto dipende da noi. Antonella: sono abituata a essere pressata e posso passare dei giorni un po' in pensiero, ma grazie a questa attività mi sprona tutti i giorni a non pensare ai miei problemi ma a crearmi il mio business. Sempre più convinta. Anna: è più facile confrontarsi con qualcuno che ha il tuo stesso blocco sperando di trovare conforto e magari una scusa per darti ragione che non funziona. Affiancati a persone che hanno già superato e ti danno un santissimo calcio in culo. Ecco, ha riassunto un concetto fondamentale in maniera assolutamente memorabile e memorizzabile. Ramona tagga Jessica: il mio socio è il mio marito Denis, dice Natascia. Verità: persona migliore non potevo scegliere. Giada: ovviamente Giulia Giordano, difficoltà e gioie condivise. Simona dice: mia mamma ha sempre creduto in me. Simona: la mia dolcissima Anita La Selva, io non ne potrei più fare a meno. Luana: Susanna Fabbri tagga un po' di persone, noi siamo un gruppo di leaders che ogni giorno si supportano. Simona: io ne ho due, Anna Soave e Paola degli Innocenti. Elena: Anna Maria Teodorescu. Livia, dice Anna Maria. Giuseppe: buongiorno. E Antonella: è verissimo, bisogna circondarsi di persone positive. Terry: io solo me stessa. E Giulia Filotto, dice Terry. Bene, il premio nel network si raddoppia se trovi una socia. Io vorrei invitarvi oggi a fare, se lo volete, un post in cui affrontate questo tema e magari esprimete il vostro grazie alla vostra persona, quella che vi sta accanto e che vi aiuta a superare e affrontare insieme le caratteristiche di questo difficile lavoro che è network marketing. Vi suggerisco un hashtag che potreste utilizzare, hashtag tutto insieme. Tutto insieme. Questo è quello che vi consiglio di fare e di intavolare con la vostra persona. Fate tutto insieme.
ma soprattutto spronatevi, spronatevi, soprattutto trovate la chiave senza tirarvi giù, senza abbattervi, senza farvi mangiare dai mostri del senso di inadeguatezza. Tutto insieme, hashtag tutto insieme, fatelo un post dedicato alla persona o alle persone che volete ancora più strette al vostro cuore, alla vostra anima durante questo cammino di network marketing che è durissimo, ma dura 3-4 anni prima di regalarti la libertà, perché un giorno sarai dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Sarai libera, in vacanza, dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, come recita questa agenda. E ne approfitto per ricordarvi che tra pochi giorni sarà disponibile l'agenda di YouLeader. Impara a fidarti, impara a fidarti. Lascia perdere il mondo normale dove per questioni di orgoglio, di ego, ti fanno uno sgarro e chiudi i ponti. Lascialo a chi è razionale, a chi è stupidamente razionale, a chi è stupidamente orgoglioso. In questo mondo, nel network marketing, vince chi impara a stare con gli altri, anche quelli che non ti danno valore. Aiutali a imparare a dare valore, perché se ti imbatti in qualcuno che non ti dà valore, non ti uccidere per avere ragione, non ti scannare per dimostrargli che hai ragione. Tanto questa attività la escluderà, perché questo business dice la verità. Soltanto chi impara a costruire un se stesso migliore del 3% ogni giorno arriva alla meta. Tutti quelli che si interpongono, che vogliono vincere con la rabbia, con gli affronti, con l'arroganza, tutti quelli che si fanno guidare dall'orgoglio, tutti quelli che fanno azioni per avere ragione, non te ne curare, sono destinati a essere esclusi da questo business, perché non è un lavoro come gli altri dove devi tirare fuori il peggio di te per vincere. Qua se tiri fuori il peggio di te, sei un perdente e sarai escluso. Quindi impara a fidarti, impara a ricostruire, andando violentandoti persino contro l'istinto che ti vorrebbe, con un atteggiamento di chiusura verso chi è stato stronzo o stronza con te. Impara a fidarti, impara a ricostruire, anche perché, attenzione, non c'è torto che non nasconda amore. C'è sempre una scintilla, una briciola, un qualcosa anche nascosto dietro un torto che ti viene fatto. Sono passato dal suggerirti a trovarti una socia o dei soci all'invitarti a essere compassionevole e indulgente, perché non c'è torto che non nasconda amore. Dai sempre una nuova opportunità alle persone, perché proprio quelle persone che pensi che oggi siano tue nemiche, magari nascondono una grande attitudine a starti a fianco. Ragiona per bene, non farti, se fai network marketing non puoi essere istintiva, non puoi essere istintivo. Se fai questa attività e ragioni, ragioni, ragioni e usi la razionalità, sarai fuori prima o poi. Scegli sempre un porto in cui rifugiarti, scegli sempre il porto in cui rifugiarti, perché il 98% delle persone che molla lo fa perché si isola o si unisce ad altri isolati. Questo business funziona matematicamente se ami il genere umano, se ami dare soluzioni alle persone, se ami migliorare ogni giorno. E fra questo miglioramento quotidiano c'è lo scegliere il porto in cui rifugiarti quando ne hai bisogno e migliorare insieme, perché si migliora due volte più veloce se trovi qualcuno che può farlo con te, perché festeggerai il tuo premio due volte se trovi un'altra persona con cui condividere gioie e dolori, un'altra persona di cui desiderare il successo, perché il successo arriva solo se tu desideri quello degli altri. Andiamo a vedere un po' di commenti poi per chiudere.
Danila dice: la mia dolcissima Maria Semeraro. Francesca, per me deve essere una persona che ti appoggia e ti sostiene, che ti pensa, che ti stima, che ti sprona. Io credo sia una figura fondamentale, assolutamente. Giulia dice: io ho scelto Alessia e non potevo scegliere compagna di viaggio migliore. Alessandra, buongiorno a te. Jessica, verissimo, allontanare le persone negative perché attraggono negatività anche a te, circondarsi sempre di persone positive. Assolutamente, Jessica, ti ringrazio perché mi hai fornito questa cosa. Stai attenta ai tuoi pensieri, perché solo i tuoi pensieri possono distruggere il capolavoro che sei. Sapete da dove nasce la minchiolanza? Dai tuoi pensieri. Sapete da dove nasce la minchiolanza? Dal fatto che i tuoi pensieri distruggono ciò che sei. Ricordatevi la legge delle 5P. Pensieri polemici portano persone polemiche. Le 5P. Persone polemiche, pensieri polemici portano persone polemiche. E invece pensieri positivi, disegno più, portano persone positive. Non dimenticatelo mai, se fate pensieri negativi troverete dei soci, se fate dei pensieri polemici vi circonderete di persone polemiche e il vostro business è destinato a chiudersi. Se fate pensieri positivi troverete persone positive che vi aiuteranno a crescere, a diventare persone migliori. Il cuoricino di Simona. Buongiorno Marianna, tutto insieme, tutto è più bello. Questo è l'hashtag che vi invito a utilizzare nei vostri post, in cui taggate le persone che volete con voi in questo viaggio. Natasha, Luana, io vi adoro e sono felice di portare con me voi che mi date forza tutti i giorni. Ciao Mariangela, saluti da Treviso. Luana, insieme siamo più forti, together stronger. Anna, Mario, puoi rimettere il link? Il link per entrare nel gruppo, per lasciare il proprio ringraziamento durante la live che faremo il 25 novembre, l'ho messo nei commenti. I cuoricini, Raffa, sono pochissimi, la maggioranza seguono e si occupano a guardare chi è migliore e fidarsi, e non è semplice, soprattutto quando non si è eticamente e professionalmente corretti tra amicizie in comune. A quanti è capitato? Questa live è speciale, Mario, dice Giada. I cuoricini di Jessica. Alfredo, approdare in quel porto e trattarlo ogni volta come se fosse la prima in cui ci metti piede. Ilaria Calabrese, bellissimo. Giulia, avere a fianco persone migliori di me è il segreto più grande. Non c'è minchiolanza che tenga. Elisabetta, il network mi ha scelto, così come ha scelto i miei migliori compagni di viaggio. Loro il mio supporto, il loro successo, il mio Fulvio, Simona, Susi, Luana, amici e poi colleghi. I cuoricini di Ilaria. Federica, buongiorno da Mesagne. Ecco il link per entrare nel gruppo, per essere protagonisti del giorno del ringraziamento, per poter fare dei video in cui fate i vostri ringraziamenti, lo vedrete in onda, in diretta, davanti a tantissimo pubblico il 25 novembre. Grazie, dice Paola. Mario, grazie, dice Mariangela. Cuoricini di Monica. C'è scritto limite superato. Ora lo vedremo, è un gruppo appena creato, ora lo vediamo e risolviamo. Alessia e tu Mario mi avete salvato tante volte, quindi vi dico grazie a te che ti sei fidata e affidata. Dunque, la chiudiamo qui questa puntata. Hashtag tutto insieme, ma io voglio togliere per scaldarmi con il fuoco fluente di questo camino, con questa bella atmosfera. Tra qualche giorno, tutto diventerà natalizio qui attorno. Cominceremo a toccare temi legati al network marketing, ma molto morbidi, perché questa attività è unione, questa attività è morbidezza, è anche, come dire, profondità filosofica da quattro soldi, perché questo è quello che vogliamo, nutrirci di pensieri positivi per scoprire ogni giorno qualcosa in più. Giada dice: io sono entrata ora senza problemi. Mi sono resa conto che al giorno d'oggi bisogna circondarsi di persone positive. Assolutamente. E questa è la chiave. Grazie al mio team, dice Mariangela. Cristina, non mi lasciano mai soli, e grazie a voi e a tante altre ragazze che mi danno energia. Grazie ragazze, dice Fulvio. I cuoricini di Terry. Grazie a voi
per essere stati così empatici e partecipativi in questa puntata. Se lo ritenete opportuno, condividete questa live, condividetela usando l'hashtag YouLeader, fatelo se questo non comporta difficoltà, magari non vorrete, condividere un hashtag e rientrare magari fra i post di tutti i componenti di questa community. Fate voi, sentitevi liberi di condividere, se lo volete, questo punto di vista, condividere questa live, se lo volete, con l'hashtag YouLeader. Vi ripropongo in sovraimpressione il link a cui andare per entrare nel gruppo Telegram, in cui ci sono tutti coloro che saranno protagonisti. Al momento ci sono 22 membri, come vedete, giorno del ringraziamento, 22 membri, quindi il gruppo funziona. C'è anche Paola Pucci, che aveva difficoltà ad entrare, sarà qui disponibile. Qui dentro vi darò i consigli e le indicazioni per essere protagonisti il 25 novembre. Io vi ringrazio con il cuore, come direbbe Barbara D'Urso, vi ringrazio per essere così numerosi, presenti, e soprattutto presenti nell'arco della giornata. Sono tantissimi i messaggi, le storie, i post che condividete con YouLeader. Vi invito a continuare a farlo ancora di più, perché il 25 novembre 2021 ognuno di voi farà rumore, uno di quei rumori positivi che lasciano il segno, che fanno stare bene e che magicamente fanno aumentare i tuoi numeri. Perché se stai bene con le persone, nelle persone, tutto inizia a funzionare, inizia a trovare l'energia, la carica per fare le azioni giuste, per risolvere la tua vita grazie a questa fantastica opportunità chiamata network marketing. Grazie a tutti, un po' di musica con volume un po' più alto. Grazie a voi, sono entrata, dice Alessia. L'appuntamento è domani alle 8.45, mentre vi preannuncio che mercoledì mattina non ci sarà YouLeader. Mercoledì mattina, 17 novembre, non ci sarà YouLeader per una serie di ragioni piacevoli, piacevolissime. Ma mercoledì mattina non ci sarà YouLeader, ma restate in campana. Grazie a tutti. Appuntamento domani alle 8.45. Fate in abbondanza i post con l'hashtag tutto insieme e raccontate il vostro speciale rapporto con il vostro porto in cui rifugiarvi. Grazie a tutti. Appuntamento domani. Ciao, ciao, ciao. A domani.